Ciao a tutti, rieccomi nel quarto episodio dove vi ho promesso che semineremo. Io direi che vi mostro come funziona l'operaio, perché ho in mente di farvi vedere un'altra roba. Per usare l'operaio dovete per prima mettere il giusto e poi premendo l'H. Lui incomincerà a seminare. Come vedete, i semi non vanno giù. Questa è un'ottima cosa. Così e lui va da solo. E noi intanto possiamo fare quello che vogliamo. Ok, andiamo nel negozio e direi di comprarci questo. Compriamo. E anche la forca per le branche, perché altre non ne vedo. Spero che questo è giusto. Prendiamolo. Non mi sembra proprio giusto giusto, ma vedremo. E io direi di andare qua e mettere le missioni ogni 2 minuti. Sì, ho in mente di fare le missioni, ve le mostrerò. Per fare la maggior parte delle missioni si usano le forche, poi si usa a volte se anche bisogna tagliare l'erba. Però adesso useremo le forche perché c'è la maggior parte, perché mi fa stare. Ah, è rosso. Non riesce a fare nemmeno il marciapiede sul trattorino qua. Scendo al posto di girare. Io direi di andare a vedere come va con il nostro operaio. Sta lavorando. Noi aspettiamo intanto qualche missione. Intanto vi mostro. Vi consiglio di comprarvi questo. Costa 132.000, ma c'è questo per la forca per le palette. Ed è migliore perché lo potete usare come un trattore normale. Questo invece no. Io direi di parcheggiarlo per ora. Ah, ecco, i recenti contatti di essere hanno pretesti con gli angoli. Proviamo. Qui una bancaglia, va bene, sì. Dove c'era sulla mappa PDA e come vedete qua c'è un cerchietto pigiante, dobbiamo andare su quel cerchietto a prendere la palette. Dove io adesso mi dirigerò.
so che sono arrivato. Adesso bisogna solo caricare. Con il mouse, muovendo il mouse si sposta. Oh, bisogna prendere il meglio possibile. Che non mi cada, l'ho presa proprio male. L'importante è che arriviamo fino a destinazione. Come vedete, abbiamo di sopra, sta andando il tempo in giù, abbiamo 5 minuti e mezzo, ciò significa che sarà abbastanza lontano, credo se si vede, probabilmente non si vede, non sappiamo, non mostra la destinazione. Speriamo che non ci cadrà giù. L'importante è che arrivi a destinazione in tempo. Altro non c'entra. E bisogna anche prendere tutte le scorciatoie possibili, ve lo consiglio. Perché prendendo le scorciatoie risparmiate tanto sul tempo. Oh, che ci siamo passati bene. E andiamo adesso avanti. Ok, ci siamo quasi, è proprio qui sotto. Prendiamo qua la scorciatoia se è possibile o no. Senza farvelo cadere. E vi mostro perché è bella anche qui. Missione di trasporto completata. Ricevi 9.400 euro e il bonus mi sa quasi 2.000 euro. Il bonus di tempo, no? Perché se abbiamo fatto in tot tempo riceviamo il bonus. Per questo è anche bene usare le scorciatoie perché ricevete dei bonus. Io direi di andare a controllare come sta il nostro operaio che sta seminando. Ok, là l'operatore sta ancora lavorando, così che ok, accettiamo. Direi di fare ancora questa missione, 2 minuti 40. Questa missione sarà un po' più corta. E poi direi di stoppare il video. Il video è arrivato adesso, mi sa, circa 15 minuti, però vorrei essere più corto perché
ho velocizzato un paio di parti. Spero che non venga troppo corto. Io direi di scavalcare sta montagnetta qua, alzare sta roba un po' che mi si incastri. Appena appena ci è andato. Ok, adesso in discesa non problem. Qua si trova sta roba tutto bello là vicino, nell'aria questo. La riconosco. Cazzo sto facendo? Sono incastrato, il tempo sta già scorrendo. Ma che cazzo? Credo che mi riuscirà sta missione, mezz'ora mi servirà solo per caricare sta roba. Vai indietro. Sì, mi è ancora blocco adesso. Sta roba giù, intendo raddrizzarla. Ormai è finito il tempo, sta missione ce la rinuncio. Mi va a dire che si muove così. Dovremmo comprarci un nuovo trattore con queste robe. Io direi di guardarci un po'. Questo ci sentiamo un po' meglio. Ci compreremo questo trattore e sarà. Perché mi sembra fuori la vita, non siamo riusciti in tempo, non c'entra. Io direi di andare ancora fino a casa. Stacco la macchina, non sa guidare. Prendiamo un po' di scorciatoie. Parcheggiamo, andiamo a vedere l'operatore come se ha finito o no. Sembra che ha finito, che vediamo se ha fatto un buon lavoro o no. Ma sì, sembra che sì. Io direi di portarlo a casa e di chiudere l'episodio, perché ormai sicuramente è già durato moltissimo. Nel prossimo episodio vedremo cosa fare. Salviamo. Ciao a tutti.